In Sardegna il termine poesia viene utilizzato con un'accezione leggermente diversa rispetto a quella che abbiamo imparato a scuola. Ci hanno insegnato che la poesia è un testo scritto, un composto di versi, di rime, di strofe, e che è l'esito creativo del processo di meditazione di un poeta. Nell'immaginario collettivo il poeta è Giacomo Leopardi, che sta nel suo studio, chino sulla sua scrivania, comporre i suoi versi, a crearli e ad appuntarli su carta. Bene, in Sardegna la poesia è anche questo. Nell'isola è attestata una produzione poetica in lingua sarda almeno dal XVI secolo, almeno dal 1500, e ancora oggi sono numerosissimi i sardi che dal nord al sud dell'isola compongono versi in lingua sarda. Ma in Sardegna il termine poesia viene utilizzato anche per riferirsi a un altro fenomeno, con un'altra accezione, ben diverso da quella che ho appena descritto, che è il fenomeno della poesia improvvisata. I sardi la definiscono poesia a bolu, cioè poesia al volo, o cantu desei, canto per se stessi, per distinguerla appunto dalla poesia detta a tavolino, cioè la poesia di meditazione. In entrambi i casi si tratta di creare versi e di maneggiare rime. Ma questi due fenomeni sono in realtà ben diversi tra loro. La prima è una poesia scritta, cioè la scrittura è il mezzo attraverso cui i versi vengono formalizzati e fatti circolare. La seconda invece è una poesia orale, i versi non vengono scritti, vengono improvvisati sul momento e vengono presentati al pubblico tramite il canto. Sì, proprio il canto, perché la poesia improvvisata non è mai recitata o declamata, ma è sempre cantata. E il canto del poeta viene accompagnato o da un coro di voci o da qualche strumento musicale. Un'altra differenza consiste nel fatto che la poesia di meditazione è tipicamente un'attività individuale. Di solito il poeta crea, compone i suoi versi stando da solo, mentre la poesia improvvisata è sempre un'attività collettiva, che si pratica in occasioni pubbliche, rituali, che sono le cosiddette gare poetiche. La si chiama anche poesia a contrasto perché in una gara poetica devono sempre essere presenti almeno due poeti che dialogano tra loro, che competono, che si confrontano. Poi ci sono i musicisti che li accompagnano e poi c'è il pubblico al quale i poeti si rivolgono e dal quale cercano il consenso, che è un elemento fondamentale nelle gare poetiche. Senza il pubblico la poesia improvvisata non avrebbe senso, senza il pubblico la poesia improvvisata non potrebbe esistere. Infine, profondamente diverso è il rapporto con il tempo e con lo spazio. Scrivere una poesia non pone limiti temporali. Il poeta potrebbe lavorare una sola quartina per giorni, per mesi, per anni. Potrebbe buttarla giù di getto, metterla da una parte, poi riprenderla dopo mesi e magari sistemarla, cambiare, sostituire qualche termine con un aggettivo, potrebbe limarla nella forma. E solo quando quella quartina, quella poesia sarà pronta, potrà essere pubblicata e sarà libera di circolare nello spazio e nel tempo. Grazie alla scrittura, noi oggi possiamo leggere versi che sono stati composti da poeti secoli fa, magari in luoghi lontanissimi rispetto a quelli in cui noi ci troviamo in questo momento. Al contrario, la poesia improvvisata esiste in un tempo e in uno spazio limitati. Una gara poetica si tiene in un determinato luogo e in un determinato momento e, almeno che non la si registri, l'unico modo per assistervi è essere lì, in quel luogo e in quel momento. E limitato è anche il tempo che i poeti hanno a disposizione per creare i loro versi. Se durante una gara poetica un poeta si rivolge a un altro, gli facendogli una domanda, ecco, lui avrà pochi secondi, al limite pochi minuti per pensare la sua risposta, alzarsi, andare davanti al microfono e cantarla di fronte al pubblico. In Sardegna abbiamo quattro diverse tradizioni di poesia improvvisata. Alcune sono più diffuse, altre lo sono meno, e si distinguono tra loro per una serie di caratteristiche. In primo luogo la varietà linguistica utilizzata. Alcune di queste quattro tradizioni utilizzano il sardo logudorese, quindi il sardo del centro-nord, altre il sardo campidanese, quello del sud. Sono diverse le genealogie dei poeti, nel senso che ogni poeta normalmente si dedica o pratica la poesia solo di una di queste tradizioni, mai di una e poi di un'altra.
Sono diverse le aree di diffusione, sono diverse le forme metriche utilizzate, alcune delle quali sono estremamente complesse, le più complesse al mondo. È diverso il modo in cui il canto del poeta viene accompagnato, è ancora diverso il modo, le regole, sono diverse le regole della gara, è diverso il modo in cui la gara si svolge. Ma queste quattro tradizioni hanno anche degli aspetti comuni, a partire dal fatto che la gara è un complesso evento rituale. O meglio, forse potremmo dire che esistono due livelli di pratica. C'è un livello di pratica amatoriale, coltivato da tantissimi appassionati in Sardegna, che si riuniscono, si incontrano nelle case private, in occasioni informali o in riunioni organizzate apposta per praticare la poesia, e cantano, improvvisano, lo fanno tra loro per il piacere di farlo, per l'amicizia, per la passione di stare assieme. E poi c'è un altro livello, che è quello delle gare professionistiche, che in Sardegna viene coltivato da pochi bravissimi poeti improvvisatori, sono più o meno poche decine in tutta l'isola oggi. E solo loro hanno la capacità e l'esperienza di condurre, di portare avanti una gara poetica professionistica. Queste gare normalmente si tengono in occasione delle feste in onore dei santi. Il comitato organizzatore della festa è anche colui che seleziona e invita i poeti che prenderanno parte alla festa. In una delle piazze più importanti del paese o della città in cui si tiene la gara viene allestito un palcoscenico sul quale il poeta appunto non è mai da solo. I poeti sono sempre almeno due, si posizionano sul palco in una maniera che è definita dalla tradizione, le loro posture, i loro gesti, i loro comportamenti sono tutti definiti dalla tradizione, da questo appunto complesso rituale. Il sistema più diffuso di improvvisazione in Sardegna è quello detto a contrasto, cioè il comitato che organizza la festa e che organizza la gara sceglie dei temi contrapposti. Possono essere la luce e il buio, o la giustizia divina e la giustizia terrena, se i poeti sono due, oppure il mare, la terra e il cielo, se per esempio i poeti sono tre. I poeti estraggono a sorte uno di questi temi poco prima che la gara abbia inizio, e il loro compito, il compito del poeta, è quello di salire sul palco e, se per esempio gli è toccato in sorte il mare, il poeta dovrà elencare quali sono le virtù del mare, le ragioni della sua bellezza, la sua importanza per gli uomini, dovrà magari citare dei passaggi storici, biblici, mitologici nei quali si parla del mare, cercando di dimostrare la superiorità del proprio tema rispetto agli altri e soprattutto la sua superiorità e la sua abilità come poeta improvvisatore. Vi mostro l'esempio del poeta Giuseppe Porcu che improvvisa un'ottava. L'ottava è una delle forme di poesia di improvvisazione utilizzate in Sardegna ed è una strofa composta da 8 versi endecasillabi, quindi 8 versi, ognuno dei quali composti da 11 sillabe, e in questo caso le rime sono AB, 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 CC. Si tratta di un'ottava di esordio, quindi che si trova all'inizio della gara poetica che si è tenuta alcuni anni fa a Cagliari in onore del santo più celebrato dell'isola, che è Sant'Efisio. Motorra due fischi sprovoto imbara annora in ue infusto ad innocente imbara desambe santu su terrinu dottu pregende a Deus possa sarda zente imbara arda e seculo sconnotto o castello mudata se lugente imbaram deo cantende in custa vesta digna saludo a ti e tota sa sardigna imbaram. Per darvi un'idea della varietà delle tradizioni di poesia improvvisata in Sardegna vi mostro invece un estratto di una arrepentina che è molto diversa dall'esempio che abbiamo visto prima. È diversa la lingua, nella repentina si improvvisa con il campidanese e non come con il logudorese dell'esempio precedente. È diversa la forma metrica, la repentina è costituita da un lungo flusso di versi che prevede delle arretrogas, ovvero la ripetizione di alcuni di questi versi, però modificando l'ordine interno delle parole che compongono ognuno di questi versi. Diverso è anche l'accompagnamento. Nell'esempio precedente il poeta era accompagnato da un coro composto da 3 voci gutturali, in questo caso invece sarà accompagnato da una fisarmonica.
Ita cosa bella chi è questa serata, te non lo pretendai, si chissà menti è un lago. Uita sa poesia canto pesi dispezzata, santina o su dentro su uscire che troppo vago, ma devo te sovrasoi ora ballai con piccoli custo non è per segreti mai. Con piccogna tra ballai e i giardini sei sotus, ma c'ha pu brantau rodotus e ponno destino. Otto su e giardini se mi tu più che uno piso. Posta pulù, posto a punterra o viso e deve si da seguia e poi ben ben fatta e è cresciuta una matta plena di mille colores a boga tutte le flori si è suva in cui non discuto. De flores a boga un frutto e poi assaggetti sa scena che a me i mi bragi mera. Su drappalle su di vago dei sa frutta due su frago. E di doga usa fora se tu vota un me i dimoras de un luogo istinto. Non è un labirinto e anzi con serenità sotto la palla libertà di e tu faccio balli diritto non balli solo sullo scritto. A me mi dona con solo non balli scritto duro solo e tu sciso Albertino. Poi ta in sa vita e ci non ha po' preferio, ma una cosa che ha potuto più sbagliare. Hai te gusto un luogo a me mi c'hanti cricchio, ma faccia paura su un modo in sa vita mi riscattare. Pogus a gusto un luogo e dei su frutto mio, che simbolo di amore e sentivo zattonare. La poesia improvvisata non è un fenomeno diffuso solo in Sardegna. In realtà la troviamo diffusa in una grande, grandissima varietà di forme praticamente in tutto il mondo, in tutti i continenti. E ciò che mi interessa evidenziare qua è il fatto che a fronte di una serie, potete immaginare, importantissima di differenze, diverse sono le lingue, le forme metriche, gli esiti musicali, le modalità con cui si conduce una gara poetica, la rilevanza sociale che nei diversi paesi queste tradizioni hanno, le occasioni in cui vengono organizzate, le loro funzioni, i loro significati culturali. Ecco, a fronte di tutte queste differenze, in realtà tutte queste tradizioni del mondo hanno alcuni tratti comuni. Per esempio la dimensione contrastiva, competitiva, agonistica. I poeti devono essere sempre almeno due sul palco perché devono interagire tra loro, non fanno dei monologhi. O un altro aspetto costante è la presenza della musica. Il fatto che i versi non vengono mai in nessuna parte del mondo recitati o declamati. Sempre questi versi vengono cantati. E ancora il fatto che la poesia dà vita a un evento performativo e in molti casi, come in Sardegna, rituale, complesso che prevede sempre il coinvolgimento del pubblico, della società, del paese, del gruppo sociale che assiste alla gara. Ed è proprio la presenza di questi tratti ricorrenti che ci porta a pensare che la poesia improvvisata sia una modalità espressiva profondamente insita nella creatività umana,
una forma di comunicazione simbolica che gli uomini hanno elaborato e raffinato nel corso dei secoli per esprimere le proprie emozioni, per conservare la memoria collettiva, per intrattenere e informare il pubblico, per condividere il senso di comunità attraverso la musica, i versi e il canto. Per non rimanere solo in Sardegna e aprirci a un confronto internazionale, nel ringraziarvi per l'attenzione, vorrei salutarvi con un ultimo esempio, con un esempio di un pasciatore, ovvero un poeta improvvisatore argentino, che improvvisa su una forma metrica molto bella, molto elegante, che si chiama decima, composta appunto da 10 versi, accompagnandosi con la chitarra che suona un ritmo di milonga. Yo aquí voy a trabajar, aunque me halle prisionero, y lo que gane en dinero, te lo voy a hacer llegar. Manda a los niños a estudiar, lo único que pido aquí, que ellos salgan por ahí, que estudien, que tengan meta y en la vida no cometan el error que cometí. Questo è il modo con cui si improvvisa nell'area rioplatense tra Argentina e Uruguay. Come vedete, un sistema molto diverso da quello della Sardegna, ma altrettanto affascinante. Le gare poetiche, che come vi dicevo si tengono soprattutto d'estate, sono tra gli eventi culturali di cui il virus ci ha privato nel 2020. Nell'estate del 2020 non si sono tenute le gare poetiche in piazza, i poeti sono rimasti a casa, hanno continuato a allenarsi e praticare la poesia tra loro, nella speranza che la prossima estate potremo rivederci tutti assieme sulle piazze a ascoltare le loro improvvisazioni.